piace perché è un romantico, è dolce, è... non è che dice chissà che cosa, però ti fa compagnia. Ciao a tutti, sono sempre Antonio. Ragazzi, ciao a tutti. Ciao ragazzi, sono Tiziano. Oggi per i ragazzi di S Magazine ascolterò qualche brano di Artie 5. Il ragazzo si incazza, la tipa mi segue, arrabbiati con lei, non pigliartela con noi. Il video mi stordisce un po'. La musica no, si tiene bene, anche se non senti le parole. Quei rumori diciamo, ti fanno compagnia. E secondo me è più lei che lui che va, è più lui che segue lei. È molto forte, sì. Artie 5 mi piace, dai, ritmatica, carina, il testo non include parolacce al momento, non l'ho ascoltato tutto, però dai, ci sta. Beato loro se stanno insieme, si capiscono. Perché no? E poi vedi. Spacca lavoro questo qua. Cioè, sono contento che sia della bicocca, quindi non dico sangue del mio sangue, però comunque va bene. Stiamo parlando di quartieri conflittivi, no? E comunque anche di un periodo dove sì, c'era non dico una sorta di rinascita, ma comunque si faceva comunque molta fatica. E sicuramente lui vivrà la sua realtà, racconterà la sua realtà, che indubbiamente è diversa dalla realtà nella quale io sono cresciuto. Mi sembra molto dolce, però certo non questa canzone è dolcissima, assolutamente, fammene sentire un'altra. Io la mattina per svegliarmi un po' ho bisogno di un caffè. I giovani di oggi hanno bisogno di questa musica. Allora, ho intravisto i palazzi di Bicocca dove abitava il mio carissimo amico Ivan. No, no, continua a piacermi il ritmo della musica. Non do nulla allo Stato perché quando avevo bisogno lui non c'era. Chapeau, fantastico. Troppe belle ragazze per essere vero. Non vorrei dire una. Cioè, non vorrei che venisse preso come. Cioè, con l'intento sbagliato. Però Axe aveva, secondo me, questa attitudine anche di raccontare queste cose, no? Così, a sentirlo così, mi ha ricordato questo. E lei è Blanca Blanchita, io. E lei è. Bello E lei è Blanca proprio. Blanchita, io voglio la sua amica. Aschina, Agli occhi ti sei inviato un letto, non è l'ho pervertita. sentita. E mamma zitta, voglio la. Questa l'ho sentita. Devi sapere una cosa, che io il ballo lo amo, ma non so ballare. Ai miei tempi c'era il rock and roll, Madonna come mi piaceva, ma non sapevo niente. Mi sembra di essere un gattile, parlo solo della gattina, la gattina, la gattina, la gattina. Sembra le prime strofe di cazzominomini, 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 guarda la stessa cosa. Vabbè, Artie 5, ho capito, ti piace la gattina, ma mica solo a te, È il tormentone dell'estate? Beh, vero. Lo metteranno in qualche locale di latinoamericano come reggaeton. A me non dispiace, però non lo metto tra i miei, non sono una fans, ma però non mi dispiace, qualche volta l'ascolto. È giovane nel senso che c'ha tante cose da dire, magari le butta troppo violentemente fuori, troppo tutti insieme, non si è ancora riorganizzato, però sì. No, no, no. Sì, ci sta il tormentone, tanto per ritornare al discorso del scrivere qualcosa di leggero. I Dogo hanno scritto Peso, è stata cioè una cosa mondiale. I Gemelli hanno scritto musica, musica, ti ricordo. In che situazione metterei questa canzone? Ma ogni occasione è giusta.